Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e benvenuti a questo ultimo appuntamento stagionale con la Coppa Italia FMI. Per la terza volta quest'anno siamo ritornati nel Tempio della Velocità, in Toscana, più precisamente nel circuito del Mugello, dove oggi si concluderanno tutti i campionati presenti qui oggi. Un round molto importante perché al di là di alcuni trofei che si sono già conclusi o al round precedente di Vallelunga con piloti che hanno vinto con una gara d'anticipo o ieri nelle gare del sabato, perché alcuni campionati hanno fatto anche gara 1 il sabato, per il resto la stragrande maggioranza di questi campionati si deciderà oggi in queste gare che si disputeranno questa domenica. Qui in cabina di commento con voi come sempre Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli. Ciao a tutti, benvenuti. Edo, oggi è importantissimo perché tanti campionati si decidono. Cosa significa per un pilota fare la gara decisiva dove ti giochi il tutto per tutto? Ma sicuramente per noi spettatori sarà bellissimo vedere gare che si devono decidere all'ultima di campionato. Per un pilota è un pochino più complicato, c'è la pressione, sai che hai una chance sola e se va bene va bene, se va male hai buttato via il lavoro di un anno, buttato via nel senso non raggiungi quella che è la tua ambizione, quindi insomma bisogna cercare di dare il massimo e cercare di non farsi prendere troppo dalla pressione. Un weekend che se uno già è teso perché si sta giocando il tutto per tutto rende ancora il tutto il più difficile, perché tutto il programma di gare è stato ritardato di ben 2 ore causa nebbia, quindi la mattina non si è potuto girare causa nebbia. Le prime gare partiranno intorno alle 11:30 con condizioni anche magari un po' difficoltose, con la pista un po' umidiccia e non sarà facile. Visto il ritardo del programma, tutte le gare sono state ridotte a 8 giri. Quindi da che 10 giri potevano sembrare tanti o pochi, sicuramente 8 giri sono ancora meno. Ma il Mugello fa sempre questo scherzo qui a inizio o fine stagione, in primavera ad aprile, marzo o a fine stagione ottobre, così quando c'è molta escursione termica. Capita che ci siano giornate molto nebbiose o umide, infatti anche noi al CIV è capitato. Quindi oggi è molto peggio però, quindi insomma dai, ci sta in ritardo e speriamo che non comprometta lo spettacolo delle gare. E in realtà adesso mi smentisco un po' per quello che ho detto all'inizio, perché quasi tutti i campionati in realtà si concludono oggi, perché quello a cui stiamo per assistere in realtà è uno special event. Sarebbe, possiamo dire, la continuazione della Dunlop Cup, che in realtà si è conclusa a Vallelunga perché si compone di un round in meno rispetto agli altri campionati della Coppa Italia. Così gli organizzatori della Dunlop Cup, ovvero MotoX Racing ed MG Eventi, hanno deciso di creare questo special event, ovvero una gara sempre gommata Dunlop, sia per la 600 sia per la 1000, in cui ci sarà, è come un campionato fatto di un solo evento, ovvero ci sarà un unico vincitore che sarà il vincitore della gara. Sì, un one event. Esatto, un one event, il cosiddetto one event. Come dicevo, le coperture sono sempre Dunlop, quindi un mono gomma Dunlop con due griglie, quindi una griglia per la 600 e una griglia per la 1000. Più precisamente adesso stiamo per assistere alla gara della MotoX Racing Cup 600, che vede scattare dalla pole position un nome che vi starete chiedendo: ma è lui? Ma è veramente lui? Ma stiamo proprio parlando di quello lì? Signore e signori, con il numero 41 ha fatto segnare la pole position a bordo di una Yamaha R6 concessa dal team AG Motorsport, Noriyuki Haga, col tempo di 1:57.082. Un nome illustre che ha segnato la storia del campionato mondiale Superbike e che oggi ha deciso di schierarsi su questa griglia di partenza con una nuova fiammante Yamaha R6 numero 41. Ma diciamo che Haga non ha mai perso lo spirito delle corse, è sempre rimasto a bordo delle moto in Giappone nelle gare di endurance, ed è bellissimo vederlo qua in Italia tornare anche sul 600, ha i due figli che corrono con AG Motorsport nella Supersport 300, insomma, nella R3 Cup nella R3 Cup hanno fatto un wildcard nella R3 Cup, esatto. Ed è bellissimo vedere una famiglia così lontana dal mondo europeo che
comunque vive qui ed è molto appassionata a quello che è la nostra tradizione motoristica. Alle spalle di Noriyuki Yaga, per poi continuare la griglia, troviamo Binlik in seconda posizione, che distacca, picca di un secondino e mezzo. In quarta posizione poi troviamo Rizzo, 2.01.7, seguito da Fusco, 2.02.7 in quinta posizione, mentre la sesta piazza spetta a Sacchi col tempo di 2.03.276 con la sua Yamaha R6 numero 129, un pilota che in questa stagione è all'esordio, l'avevamo già visto competere al Mugello, non allo scorso round, ma in realtà quello prima, perché lo scorso si è disputato a Vallelunga, e oggi si è ripresentato qui in questa Dunlop Cup 600, che in realtà è vestita da Moto X Racing 600, come dicevamo, One Event, e Sacchi parte in sesta posizione nella seconda fila. Settima fila aperta poi da Fellegara, seguito da Bianchi e Melina. Terza fila e settima posizione per i piloti che ho appena nominato, seguiti poi da Ghiselli col tempo di 2.08 e 395, che parte dalla decima posizione. Ci teniamo comunque a precisare come Andrea Ghiselli oggi è rientrato dopo due mesi in seguito a un infortunio dove si era rotto tre vertebre, e quindi sicuramente non deve essere facile per lui ritornare in sella e ricominciare a spingere e andare forte. Si sa che dopo un infortunio non è mai facile. Ma tornare da un infortunio, a parte i dolori di sorta, anche solo, sai, la testa e la voglia di non ricaderci dentro nel letto dell'ospedale o piuttosto che con il gesso addosso, fa. Quindi non è mai facile tornare da un infortunio, però bisogna togliere i timori reverenziali e mettercela tutta. E nel frattempo è tutto pronto sulla griglia di partenza. Ci teniamo a sottolineare che lo stiamo vedendo in realtà in questo momento. Noriyuki Haga si è schierato in ultima posizione, quindi ha lasciato perdere la pole position. Haga partirà dal fondo, infatti i piloti si chiedono ma dov'è, e lui dice guardate ragazzi, sono qui, parto dal fondo, e questa gara va così. Siamo curiosi di vedere se riuscirà a rimontare, considerando anche il tempo che ha fatto segnare in qualifica e il passo che ha dimostrato. Sicuramente ha le carte in regola per rimontare e andare a prendersi la prima posizione. Intanto è tutto pronto qua per l'inizio di questa MotoX Racing 600. Si spengono i semafori adesso e scattano i piloti su questa griglia di partenza. È partito direi molto bene Binlik, seguito poi da Picca, e via via a seguire tutti gli altri piloti. La partenza di Haga lì dovrebbe essere buona, là in fondo aspettiamo di vedere come girano alla prima curva. Dovrebbe essere in realtà Fusco forse ad essere girato bene in seconda posizione. Sì, se riesco a vedere bene. Se non sbaglio sì. Siamo contro luce, anche un po' difficile andare a interpretare adesso i colori delle moto con questa luce così bassa. Man mano che si va verso la stagione invernale, il sole è basso e rende difficile la vita. Sì, è vero, là in fondo potete vedere il nebbione che ha caratterizzato moltissimo questa mattinata di gara, andando a ritardare enormemente il programma. Billy che sta cercando di allungare, seconda posizione come dicevo proprio per Fusco, via via a seguire tutti gli altri. Ancora un board intanto con Alberto Sacchi, che è partito molto bene dalla sesta posizione in cui si trovava, adesso si trova in terza piazza, quindi zona podio per lui, con lì davanti a lui un Fusco che sta cercando di trascinarlo, di trainarlo verso la prima posizione. Intanto Noriyuki Haga va a cercare il sorpasso, qui l'arrabbiata 1, un punto forse un po' difficile dove andare a passare, meglio non rischiare, dentro tra l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2, infila la sua Yamaha R6 e guadagna una posizione. Ma sicuramente infilarsi all'arrabbiata 1 di spazio ce n'è poco, la traiettoria è un po' obbligata, bisogna preparare molto molto bene il sorpasso. Secondo me Haga, a guardare i tempi sul giro mostrati in qualifica, ha la possibilità per andare davanti. Comunque c'è da dire che Billy sta facendo un bel passo. Forse adesso però è stato sopravanzato. Ah no, no, scusa. No, è sempre lì, sta allungando. Era talmente lontano che non lo vedevo, scusa. Ha fatto un primo giro capolavoro Billy, allungando tanto sugli inseguitori, mentre lì abbiamo un Sacchi che inizia a essere stretto a panino tra Fusco lì davanti e un altro pilota lì dietro, di cui non sono riuscito a intervenire il numero. Intanto Noriyuki Haga va a effettuare un altro sorpasso e si mette adesso alle spalle di questo trenino che vale la seconda, terza e quarta posizione. E quindi una grande rimonta di Haga, che si trova già subito in zona podio. Va a sopravanzare Alberto Sacchi, che si trovava lì alle loro spalle. Alberto Sacchi mi sa che è stato superato, era proprio lui. Infatti Sacchi è stato superato da Rizzo, che ha preso la seconda posizione su Fusco e proprio su Sacchi. Intanto l'attacco all'interno di Fellegara su Sacchi, mentre Haga approfitta del lungo di Fusco per andare a passarlo, e adesso ha messo nel mirino Rizzo,
che sta occupando in questo momento la seconda posizione. Una rimonta paurosa questa di Haga. Nel primo giro ne ha già acchiappati praticamente 8 e gli resta soltanto che andare a passare Rizzo. Vediamo se riesce a tentare l'attacco qui. Oh, frenato forte Rizzo. Da paura. Staccatona da paura di Rizzo. Tra l'altro poi alla Borgo c'è anche... non c'è molto spazio per superare, quindi... Oh, uscito fortissimo dalla Borgo San Lorenzo. Riesce a portarsi dentro alla Casanova. Un punto dove forzare la staccata può essere distruttivo. Sacchi da paura all'esterno. Casanova Savelli cambia direzione. Ha fregato Felegara. Si è ripreso la posizione rimettendosi alle spalle di Fusco. Bellissimi sorpassi nello scambio della Savelli. Sono qualcosa di fantastico perché riesce a farli soltanto chi riesce ad avere una buona velocità di percorrenza in curva. Lì se non hai fegato di lasciare i freni e far correre la moto non riesce a passare nessuno. Ecco, ma lì mentre intanto vediamo l'onboard camera sulla moto di Ghiselli, ti assicuro che è molto più difficile che frenare forte. Dicevo, Ghiselli intanto sta facendo una bella gara. Dicevo, è facile o è difficile come sorpasso quello al cambio di direzione della Casanova Savelli? Oh, più è alto il livello, ok, e più è difficile. Ok, qua magari è un pochino più agevolato, sai, non è proprio al limite, c'è più margine di errore, però ti assicuro che per dire già dove corro io nel National, o piuttosto che nella Super Sport o nella Super Bike o nella Super Sport 300, per dire, dove è tutto tirato. Oh, Sacchi dentro su Fusco, dentro. Diciamo. Sto dicendo, i distacchi dei piloti sono veramente ridotti, lì è difficile trovare lo spazio per infilarsi, quindi cioè devi fare veramente tu la differenza. Mentre abbiamo visto il bellissimo sorpasso di Sacchi su Fusco che gli vale la quarta posizione, Haga sta andando a prendere Billick e ti chiedo così al volo, è più difficile ai tuoi livelli, è più difficile una staccatona imperiosa alla San Donato con un sorpasso o un sorpasso alla Casanova Savelli? Ma secondo me hanno due difficoltà diverse. Sicuramente, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, secondo me è molto più rischioso e impegnativo da fare uno sorpasso alla Savelli. Oh! Dove si è andato a infilare? Dove si è andato a filare Noriyuki Haga? Noriyuki Haga si è preso il comando della gara qui all'uscita su Billick, che si è anche girato indietro. Esatto. Forse proprio nel momento in cui lo stava superando. Tra l'altro per Billick adesso potrebbe essere, come si dice, un bagno di esperienza, perché comunque è uno che comunque in qualifica, guarda lì che prova a tenergli è uno che in qualifica ha dimostrato di girare 2 secondi più veloci di te, quindi adesso che in gara comunque siete tutti e due, lui ti ha passato. Ecco, vedi, da paura Sacchi. Ancora un altro sorpasso su Rizzo che l'aveva ripassato, anzi no, su dovrebbe essere Fusco che l'aveva ripassato sul rettilineo, e adesso ha messo il mirino un altro pilota e Haga fa ripassare Billick. Non so come mai. Comunque stavo dicendo, potrebbe essere un bagno di esperienza, perché è uno che comunque ha girato 2 secondi più veloce di te. Sì. E cavolo, quando è davanti magari tira, non troppo, tu puoi comunque rubare delle traiettorie, prendere degli spunti. Attaccarsi a qualcuno che va forte, più forte di te, è sempre un grosso aiuto. Che stiano giocando forse un po' a far bagare. Infatti vedi Billick che fa segno di ripassare. O no? No, però sì, gli ha fatto segno di ripassare, ma Haga sembra che non ne voglia sapere di passare. Forse non vuole fargli vedere le linee? Non lo so. Non... Che tanto le vedrà poi dal video, quindi. Sì, esatto, è una cosa che non. Vedi, non prende neanche la scia. No, chiude il gas. Chiude il gas, si mette in scia ma chiude il gas. Ma è una scelta che non capisco, nel senso. Neanch'io. Sto cercando di interpretarla, vedi, anche qua non va neanche a forzare la staccata. Sembra che stiano giocando. Cioè, che Haga stia giocando. Sì. Billick forse sta cercando di spingere più forte di quanto abbia fatto in qualifica, però sembra che Haga stia un po' giocando in questo momento. Sì, non lo so, glielo chiederemo a fine gara. Dove? Perché... andiamo a trovarlo sul ristorante a Milano. Vedi? Sì, anche qua non forza, non va a passarlo. Cioè, e non capisco allora il perché non l'abbia fatto fin da subito. Cioè, perché l'abbia passato per poi lasciarlo ripassare. Forse Billick ha mollato il gas e lì Haga si è trovato col gas aperto e a un certo punto l'ha passato? Impossibile. No, secondo me no. Mette uscita Toscana questo, secondo me no. Siamo al Mugello, capito? Io sono nato a Poggi Bonsi, vicino a Siena, quindi Poggi Bonsi. Ogni tanto mi scappa l'accento toscano. Intanto quarto giro di gara, ricapitolando la classifica, mentre vedete questo bighellonare tra Billick e Haga.
abbiamo Binnick al comando, poi Aga secondo, poi Rizzo, Felegara, Sacchi, Fusco, Melina, Bianchi e Ghiselli. Come dicevamo, un Ghiselli l'abbiamo già ricordato nel corso delle della fase in cui elencavamo la griglia. Ghiselli è reduce da un brutto infortunio in cui si è rotto tre vertebre, oggi è ritornato in sella e sta comunque facendo un lavoro egregio. Ecco, c'è da dire una cosa, che sicuramente per tornare da un infortunio il Mugello è una pizza che ti può dare una mano, perché è sempre molto dolce. E per dire, ad esempio, le piste più strette, più corte, ti mettono più in difficoltà, perché queste grosse frenate, queste grosse riaccelerazioni, devi sempre gestire il grip in accelerazione, insomma non è facile. Invece Mugello è una pista molto dolce, è sempre curve, non si perde mai la velocità di percorrenza. Tanto adesso Aga adesso ha è arrivato il sorpasso di Binlick. Aga su Binlick. Stavo dicendo, non perdi mai velocità, insomma la curva più lenta qua sarà da almeno 100 km orari. Sì. Quindi è una cosa che può aiutare chi torna da un infortunio. Ancora un board su Sacchi, lotta con Felegara, qui una lotta a chi ha il motore che spinge di più o a chi ha più fegato di arrivare a staccar forte qui in fondo alla San Donato. Sacchi decide di temporeggiare e di aspettare il momento giusto per andare a sferrare l'attacco su Felegara. Bella questa bagarre, si stanno giocando il quarto posto, che è comunque importante considerando anche i nomi presenti qui oggi. Sta facendo davvero una bella gara. Sacchi sta battagliando, si sta dando bagarre, si sta dando sportellate virtuali con il pilota del team rosso e nero, Stefano Felegara. Mentre alle loro spalle troviamo poi Melina, Bianchi e Ghiselli, che arrivano a chiudere le prime 9 posizioni. Andando a vedere comunque i tempi sul giro, arrivati a metà gara, mentre Sacchi ci prova adesso al cambio di direzione della Casanova Savelli. Un gran sorpasso, bellissimo questo, portato a termine da Alberto Sacchi. Eccolo qua l'onboard su Ghiselli, stavo proprio parlando di lui fino a poco fa. Ghiselli in questo momento con la sua Yamaha numero 19 ha fatto segnare un best di 2.06.7 al terzo giro di gara, contro il 2.08.3 fatto segnare in qualifica, quindi ha cavato giù praticamente 2 secondi rispetto a quello che ha fatto segnare in qualifica, e sta ricominciando a prendere il feeling giusto forse con la moto. Non ne ha per andare a prendere Bianchi e Melina lì davanti a lui, che hanno un passo leggermente più veloce. Comunque sta ricominciando passo dopo passo a capirci qualcosa su questa moto. In questa gara, dove tra l'altro vedo che non c'è più in classifica Picca, quindi il decimo classificato non c'è più. Riguardiamo intanto la partenza di Aga. Non è partito benissimo, No, forse anche volutamente. Sì, per dire però di passo. Ti devo dire una cosa alla quale stavo pensando: che Aga è sempre stato protagonista nel mondiale Superbike. E lui il Mugello, secondo me, se non per altre ragioni, al mondiale Superbike non l'ha visto molto. Non è una data del mondiale Superbike, è vero. Misano, Imola, Vallelunga nel 2008 o 2007, non mi ricordo, però insomma sono tre piste che non c'entrano assolutamente niente con il Mugello, quindi sicuramente ci avrà già girato, per l'amor del Signore, però diciamo che non è una pista nella quale magari ha corso. È vero, è vero. Intanto partenza difficile anche per Ghiselli, che ha avuto qualche problema nello spunto, nello stacco della frizione, nello scatto iniziale, e si è trovato poi a dover guardare da lontano i piloti presenti su questa griglia di partenza. Immagini in super slow motion. Intanto R6 nuova, R6 vecchia. Ecco, vedi, come hai visto come durante quest'anno, sia nel paddock del CIV che nel paddock della Coppa Italia, come comincino a comparire le R6 nuove piano piano. È vero, ce ne sono sempre di più. È vero, iniziano a moltiplicarsi. È come l'anno delle R che esplosero le R1 nuove, ti ricordi? È vero, erano dappertutto un paio di anni fa. Dappertutto, R1 nuove, dovunque. Ma anche adesso è, diciamo, una super sportiva di livello con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi poi il risultato che un sacco di persone la scelgano per correre, evidentemente che perché Yamaha ha fatto un ottimo lavoro. Non solo sulla moto, ma anche per quanto riguarda gestione, ricambi, manutenzioni. Conta tutto alle gare, quindi non solo la moto in sé, anche il retroscena. Sì, è vero, assolutamente. E devo dire che Yamaha ormai tutte le moto che sta presentando, cioè in realtà
ha fatto davvero un salto generazionale in avanti da paura, soprattutto con l'R1. Poi l'R6 naturalmente è venuta di conseguenza, magari sfruttando anche dell'innovazione, delle tecnologie presentate con l'R1. Però l'R1 è stata una moto che ha davvero segnato una rivoluzione. Perché se ci pensi di serie, quante robe aveva su? Sì. A un prezzo comunque che... Non è una Ducati, non è... Non è una Aprilia RSV4. Esatto, non è una Aprilia, non è una BMW. Diciamo che ha anche dalla sua parte il prezzo che non è una cosa di poco conto quando si parla di campionati magari minori, è una cosa da mettere in conto. Sì, assolutamente. Ancora on board con Ghiselli, in una posizione, sta recuperando qualcosina. Inizio a vedere un pilota lì davanti a lui che forse sta mollando un po' il colpo, dovrebbe essere Bianchi. No, in realtà andando a vedere i tempi, comunque, eccolo qua inquadrato. Ghiselli sta guidando, sta girando in teoria ancora più alto di Bianchi. In realtà sto guardando il foglio dei tempi, c'è qualche problema perché ho diversi fogli di tempi con gli stessi nomi ripetuti e non riesco a cavarci un ragno da un buco. Stavamo analizzando il foglio dei tempi. Sì, no, è vero. Cosa succede? E avranno sbagliato, l'hanno ripubblicato magari, non lo so. Vabbè, comunque sì, in realtà Ghiselli vedo sempre che sta girando intorno al 2.6, mentre lì davanti Bianchi dovrebbe essere intorno al 2.04. Lì davanti Noriyuki Haga, se andiamo a vedere in quanto sta girando con la sua Yamaha R6, ha fatto segnare proprio adesso su questo passaggio sul traguardo 56.9, migliorando il suo tempo di qualifica, quindi 56.913. Il best fatto segnare da Noriyuki Haga in questo sesto giro di gara, e mentre Billick comunque è sceso anche lui, ha fatto segnare un egregio 58.3 al quinto giro di gara, un secondo e 6 più veloce. Vedi, rispetto al suo best. Come ti dicevo, il tirone di Haga un po' gli è servito. Direi di sì. E intanto Alberto Sacchi, ritorniamo su di lui, sempre in lotta per la terza posizione, perché lì davanti ha ripreso Rizzo, compagno di squadra di Fellegara, e chissà che adesso nel corso di questi ultimi due giri che lo separano non riesca anche a portarsi a casa un podio, che sarebbe un bel ricordo. Nel momento in cui sali sul podio di fianco a Noriyuki Haga, è un'immagine che poi forse ti vai a incorniciare. Cavolo. Sai quanti piloti al mondiale Superbike avrebbero voluto salire, esatto, sul podio con Haga? E poi ti trovi nella Motex Racing Cup a trovarti nel podio di fianco a Noriyuki Haga. Comunque questo è il bello. Io sono sempre stato estremamente a favore di questa cosa. È una cosa che bisognerebbe che venga incentivata di più dagli addetti del mestiere, ovvero quello di invitare i pilotoni a fare delle comparsate in queste gare, che sia un CIV, che sia una Coppa Italia, magari anche fuori classifica di campionato, però certo, che ci siano lì. Però sai cos'è? Che questa cosa qui poi dà un aiuto e è uno stimolo anche per i piloti di campionati nazionali, perché ad esempio tu vedi Haga, no? Tu Haga come lo giudichi? No? Un super campione, sì, un alieno, uno che fa delle robe che te non ti immagini neanche. Invece poi ci entri in pista insieme e magari ti apri un secondo. E tu dici cavolo. Allora dici cavolo, ma io prendo un secondo da Haga. Ora vabbè, Haga ha la sua età, nel senso, attenzione, è un super campione e se si mette a tirare fa paura. Sì, quindi, esatto. Dici prendo un secondino da Haga. Non è male, è uno stimolo per i giovani. Sì. E infatti, non a caso, Haga ha corso anche la gara del CIV Super Sport a Vallelunga. E io faccio il National giovedì, abbiamo fatto le prove libere insieme. E, nel senso, per me è una figata. È un valore aggiunto, come quando è venuto Randy Krummenacker o piuttosto che Sofoglu a Misano. Cavolo, girare dietro Sofoglu a Misano, eravamo tutti dietro a seguirlo. Quindi secondo me è una cosa molto bella questa qui. Poi chiaro, è ovvio che il pilota super in carriera o piuttosto che Valentino Rossi ti dica non posso o altro da fare. Però sono talmente tanti piloti in giro. Però è bello magari vedere un Noriyuki Haga che magari a fine carriera non ha più tutti questi super impegni, è bello che si cimenti magari in un campionato nazionale, potrebbe essere uno stimolo per tanti altri, nonché un divertimento per lui. Sì, assolutamente. Sono molto d'accordo, di piloti in giro ce n'è tantissimi, di alto livello, titolati, e bello. Però attenzione, questa è una nota di merito a Noriyuki, perché non tutti
hanno la voglia di mettersi la tuta. È vero. Tanti hanno corso e a un certo punto si tolgono la tuta e dicono: ah, basta, io non ne voglio più sapere niente. Oppure sì, dammi 100.000 euro, cioè, capito? E invece c'è gente che a 50 anni non riesce a togliersi la tuta e sono come dei bambini. Sì, è vero. Guarda come guarda a centro curva, è pazzesco, lo stavo guardando prima. Arriva a un certo punto della curva e boom, subito a guardare fuori verso l'uscita. Ma secondo me qua è come se stesse guardando qualcosa. Sì, no, in realtà prima l'ho visto fare, però adesso continua a guardarsi intorno. Hai visto che è molto strano, gira lo sguardo più volte nella curva, quindi non è una cosa secondo me relativa alla curva, ma secondo me stava... Per un attimo ci ho pensato. Magari nell'inquadratura noi non lo vediamo, magari c'è una bandiera che lui stava guardando, piuttosto che non lo so. Perché così è strano che tu giri lo sguardo 3-4 volte durante la percorrenza di una curva, infatti. E che questa curva qui dovrebbe essere la l'appoggio secco, uscita dall'appoggio secco. Sì, l'appoggio secco, che si dovrebbe ritardare tanto come percorrenza di curva. Esattamente, perché sennò ti porta largo. Esatto. E non apri più il gas. Stiamo facendo fare un po' di scuola ad Alberto, tra l'altro. Ho iniziato ad andare forte. Ma dai, ma perché te lo dici? Dammi da qualche solo? Soddisfazione. Ti stavo facendo un complimento. Adesso non te lo fa. Basta. No, dai, allora torniamo. Ammazzati. Niente. Adesso devi togliere un altro secondo. No. E forse riceverai un complimento. Vabbè, dammi la moto e ci provo. La moto. Come disse Yoda. Sai chi è Yoda? Sì, fratello orso. Non è quello Yogi. Sì, è uguale. Yoda, quando Luke dice: ok, ci provo, lui fa: no. Non esiste provare, fare o non fare. Esatto. Quindi lo farò. Quello che sta facendo Aga adesso, ovvero comandare la gara. Esatto. Dopo aver passato Billy, che averci giocato un po', adesso allungato di tanto Noriki Aga, replicando un tempo sotto il 57, girando in 56.955. Qua si vede la consistenza di un pilota, ovvero quello di essere costante, di essere un martello, di riuscire a fare gli stessi tempi giro dopo giro. Intanto continua qui la bagarre tra Sacchi e Rizzo di fronte a lui, con Fellegara che segue sempre dalla stessa distanza, e Sacchi adesso sta cercando di capire se ne ha per andare a prendere Rizzo in questo ultimo giro di gara, ultimo giro che lo aspetta, che lo separa dalla Luco Poggio Seco in cui stanno entrando in questo momento. Sacchi sta spingendo da matti, ha tirato una frenata alla Luco, alla San Donato, molto decisa. L'ho vista anch'io, sta spingendo da paura, così come Aga, che adesso ha iniziato a spingere di più rispetto ai primi giri. Si vede anche dalle linee davvero rotonde, pulite, comunque al limite, perché va a sfruttare tutta la pista, se vedi. Stacca sulle righe bianche, chiude alla corda, cambio di direzione come un gatto, giù nella corda sinistra, nella scarperia Palagio, e poi spalancare il gas sfruttando tutto il cordolo fino al margine estremo della parte verde. Sta guidando molto bene Aga in questa fase di gara, in questo ultimo giro di gara, sta pennellando le traiettorie dopo aver fatto vedere un po' di sana bagarre, un po' di divertimento con Billy, che adesso sta per andare ad affrontare per l'ultima volta l'ultima curva qui sul circuito del Mugello, mentre la lotta tra Sacchi e Rizzo lì dietro, per modo di dire, perché ci stanno comunque giocando il podio, non sembra volgere a favore di Sacchi, che vede Rizzo sempre lì davanti a lui. E intanto bandiera scacchi per il pilota giapponese Noriyuki Aga, che vince la gara della Moto X Racing 600. Aspettiamo di vedere anche l'arrivo con un Bilic straordinario, che si prende un secondo posto con un grande margine sugli inseguitori Rizzo e Sacchi, che si stanno giocando le ultime tre posizioni. Davvero hanno fatto il vuoto dietro di sé, dietro di loro Aga e Bilic. Transitano adesso sul traguardo. Sacchi con la scia. È lontano Sacchi. Sacchi è lontano, ha comunque fatto un garone Alberto Sacchi, ci ha fatto vedere dei gran bei sorpassi nel punto che abbiamo battezzato essere uno dei più impegnativi, ovvero quello della scarperia Palagio, un punto dove devi entrare forte, mollare i freni con tutti i rischi annessi e connessi del caso, ovvero di banking negativo, anteriori che chiudono, ghiaione che ti fa riportare a casa la moto non sui cavalletti ma su una scatola di plastica, brandelli. Esatto. E chiudono poi in sesta posizione Fusco, poi transitano adesso anche loro in volata, Melina Bianchi e Ghiselli, arriva poi in nona posizione una Moto X Racing 600 che ci ha fatto divertire con il ritorno di un grande campione Noriyuki Aga, che è stato presente oggi qua a divertirsi e che si è conclusa quindi con questa classifica che, ricapitolando, vede vincitore, come dicevo, Aga,
poi in seconda posizione Bindlich, poi Rizzo, che completano quindi un podio. Alberto Sacchi, tra l'altro, ci teniamo a precisarlo, lo vediamo proprio adesso dalla classifica finale di gara che ci viene esposta solo in questo momento. Alberto Sacchi comunque ha vinto la sottocategoria del 105%, quindi comunque forse il fatto di non andare a passare Rizzo era un magari dire ok, non vado a prendermi dei rischi inutili per prendere magari un terzo posto che mi vede finire per terra, ma mi tengo la mia quarta posizione che mi vale comunque la vittoria della Time 105%, ovvero una categoria studiata in base al 105% del tempo della pole. Se no sarebbe rientrato nell'assoluta. Eh sì. In quinta posizione Stefano Fellegara, secondo posto della Time 105%, sesto Fusco, nonché quarta posizione della classifica assoluta. Poi a seguire, piloti della Time 105%, troviamo Melina, Bianchi e Ghiselli. Si conclude qui quindi la stagione di gare all'interno della Coppa Italia. E è stato un piacere per noi commentarvi tutte le gare di questo campionato, di questo contesto. E ci vediamo nella stagione 2018. Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, buon inverno, ciao!